bene. Facciamo una bella partita. No, un'altra volta, no! Ehi, ma... No, non è possibile. Fammi un po' vedere... Ragazzi, è tornato! Ciao a tutti ragazzi, io sono Omega e benvenuti tutti in questo nuovo video. Ragazzi miei, c'è un grande ritorno quest'oggi sulla scena PS3. Allora, sicuramente ragazzi, molti di voi conoscono già questo tool perché l'hanno visto in passato già nel mio canale, perché ci sono stati ben due programmi. Ebbene sì ragazzi, è il fantastico console di PS3 Unban, ovvero quel famoso tool che ho messo un bel po' di tempo fa, in grado di sbannare la PS3 praticamente inserendo un console ID. Allora ragazzi, innanzitutto, come funziona questo programma? Anche se sinceramente sono sicuro che molti di voi lo conoscono, io lo rispiego in questo video. Il software è fatto da un team che si chiama Temix, quindi questo che vedete anche scritto nel tool. Il funzionamento del tool è facile, se non praticamente semplice. Dopo l'abbandono, diciamo, del progetto che c'è stato un po' di tempo fa, il tool l'abbiamo ripreso, l'abbiamo reso più sicuro e soprattutto più efficiente per tutti voi. Quindi, qui ci sono le informazioni riguardanti al tool. Quindi, come vi ho detto, sviluppato e distribuito da Temix. Si prega di attendere il regolamento interno e bla bla bla. Quindi, praticamente, è il regolamento del tool. Ragazzi, prima di tutto, per fare questo dovete avere la PlayStation modificata. Prima cosa. Seconda cosa, qui c'è la sezione ban report per riportare il ban di console ID e qui c'è il file. Quindi, come si connette? How to do, e lui ci spiega praticamente, dobbiamo cliccare su connect sulla nostra PS3, il nuovo CID viene settato e possiamo andare online. Temix Software Corporation. Vabbè. Quindi, adesso vi faccio vedere ragazzi che funziona. Accediamo. Si è verificato un errore, la sessione PS3 è stata interrotta. Il nostro tool invece ci aiuterà ragazzi, quindi... Status CID, come vedete, dice working, welcome Omega Modding, che sono io, user online 1D6, per ora sono questi. Quindi andiamo su file, noi facciamo connection, only copy, ovvero la nostra fantastica libreria, ci connettiamo e come vedete lui ci ha dato il benvenuto. Ecco ragazzi, a cosa si fa a questo punto? A questo punto viene, diciamo, disponibile questo tasto Unban PS3. Con questo tasto Unban PS3 noi unbaniamo letteralmente la nostra console, quindi viene settato un console ID che ci permette di andare online, quindi se siete bannati proprio da PSN, come avete visto che è successo a me, potete benissimo andare online con questo tool. Quindi ve lo faccio vedere all'istante. Clicchiamo su Unban PS3, il programma ci fa un piccolo caricamento e dopodiché saremo online senza problemi. E infatti aspettiamo che finisca il caricamento, ecco 90, è arrivato 100%. Anche il programma ci dice che il CID è stato settato, perché successivamente verrà spuffato automaticamente con 32 zeri. Quindi è partito anche un timer e noi adesso niente ragazzi, dobbiamo semplicemente andare, perché il programma ci ha consentito il console ID, è partito anche il timer, quindi niente, adesso accediamo e fantasticamente ritorneremo online. Quindi adesso aspettiamo che faccia l'accesso, dovrebbe essere veloce, roba di 2-3 secondi. Vedete ragazzi, gestione account, quindi siamo tornati online. Questo sono io, I am Omega. Qui ci sono tutte le 300.000 richieste di amicizia che mi mandate al giorno. E niente ragazzi, ecco qui, questo è il tool Unban. Molto più efficiente, molto più veloce e pensato per tutti voi. Cosa dirvi ragazzi? Il tool ovviamente è a pagamento, quindi non è gratis, come sicuramente avete ormai capito. Cosa dovete fare per acquistare il tool? Beh ragazzi, il discorso è praticamente semplicissimo. Ecco, è partito il timer, ok. Ecco, ora ci dice che sono stato spuffato con 2 zeri, con 32 zeri, scusate, giusto per essere più sicuri. Vabbè, qui facciamo ok e niente, finito. La cosa da fare è semplicissima, dovete praticamente andare sulla pagina
Teams, che vi lascio in descrizione, dove voi potete parlare, diciamo, con noi, quindi o con me o con un responsabile che amministra la pagina, per vendere questo tool. Quindi voi dovete scrivere a questa pagina, o non a me, e andare lì, e lì vi saranno date tutte le informazioni, quindi vi sarà dato il prezzo, vi sarà data la durata e magari tutte le info che vi servono avere, quindi non so quanto costa, quanto dura il mese, insomma non lo so, tutte le varie info vi verranno date. Bene ragazzi, questo è il tool, un ban semplice, veloce, permette di un bannare la vostra PlayStation e di tornare online, quindi una cosa rapida e veloce, molto utile a tutti i modder o chi comunque ha una PlayStation modificata, per chi comunque gioca online. Beh ragazzi, che dirvi, questo tool è stato pensato apposta per voi, è stato pensato per chi vuole tornare online e non ne ha la possibilità. Adesso ragazzi può benissimo farlo con il Teamings, questo fantastico team che ha rideato praticamente questo fantastico tool. Potete dire, il funzionamento del tool è semplicissimo come quello dell'altra volta, quindi davvero pochi passi semplici da fare. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciare un bel like e commentare. Ragazzi, qui Omega vi saluto, bella, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.